Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in montagna con Pier. Oggi siamo nel parco regionale Veneto Sirente e andremo su tre vette, sul Monte Rozza, Sevice e Costognillo. Sono in compagnia di Marco. Ciao ragazzi. E del ritorno di Alessandro in montagna. E siamo partiti da Passo le Forche per il sentiero 3B. In pratica da qui sotto, qui già abbiamo un bellissimo affaccio sulla piana del Fucino, il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, qui tutti i Simbruini, qui in pratica è Lazio. Siamo proprio al confine. Qui sotto c'è Cartore, questa qui è zona vignale, da qui si parte anche per il Cammino dei Briganti, per la Val di Teve e per il Vallone di Fuga, dove tra l'altro ci ho fatto un video quando ho fatto il pernotto sul lago della Duchessa, ve lo linko qui in alto. E per salire sulla prima vetta della giornata, che è il Monte Rozza, abbiamo scelto il sentiero 3B perché passa in pratica qui in cresta, sulla cresta nord-nord-ovest del Monte Rozza. E una volta arrivati in cresta c'è questo bellissimo affaccio su tutta la Val di Teve qui sotto, con questo costone roccioso dello Ghiaccio dei Montoni, che è questo. E qui salendo verso l'Alta Val di Teve, Capo Teve, questa zona qui bellissimo, c'è anche un verde oggi spettacolare. Come sempre oggi abbiamo beccato una giornata super calda ma bellissima, e vi ripeto c'è un panorama già stupendo qui. Qui tra l'altro la Val di Teve segna il confine tra il Parco Regionale Veneto Sirente e la riserva naturale delle Montagne della Duchessa, che in pratica sono da questa parte qui. E di qua c'è tutto il restante parco del Veneto Sirente. Tra l'altro ragazzi, la Val di Teve è aperta dal 31 maggio fino al 1 ottobre, poi resta chiusa perché qui i grifoni comunque ne fanno da padroni, come la Valle Maialama. E detto questo, comunque vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e attivare la campanellina. E vi auguro una buona visione e ci vediamo lungo il sentiero. Quasi in dirittura d'arrivo alla prima vetta della giornata, che è il Monte Rozza, questa cresta nord-nord-est per il sentiero 3B che appunto ci sta portando sulla vetta del Monte Rozza. È molto bella, comunque il dislivello diciamo è spalmato molto bene, quindi si cammina sempre in maniera molto fluida e ci si stanca veramente pochissimo. E comunque siamo ripagati da questo panorama spettacolare verso lo Ghiaccio dei Montoni, dietro c'è il Muro Lungo, qui Cima di Macchia Triste e qui il Costone. Qui sotto questa zona qui, siamo verso i Ghiacci di Rozza, proprio questa zona qui, e qui c'è la Rava di Peschio Caprato. Poi al ritorno ragazzi faremo la via normale per il sentiero 3 che passa in pratica per il Vallone di Sevice. Qui comunque si cammina sempre verso sud-ovest con un panorama verso la conca del Fucino, qui la piana del Fucino e i Monti Simbruini se non sbaglio. Questo qui giù, se non erro, è il paesino di Santa Anatolia. E qui in cresta c'è anche un altro bellissimo affaccio, sempre sulla Val di Teve, qui in zona Capo Teve, qui Ghiaccio dell'Agnello, questa zona qui col Male Passo. E qui sul versante nord, nord-ovest del Monte Rozza, sono queste belle rocce che si affacciano sulla Val di Teve, con tra l'altro anche dei sentierini che tagliano qui a mezza costa. Questi non sono sentieri ufficiali, ma comunque se non erro portano tutti quanti in zona Capo Teve e al rifugio Capanna Sevice, dove andremo dopo. Ed eccoci qui arrivati ragazzi sulla prima vetta della giornata, il Monte Rozza, 2064 metri. Adesso ci dirigiamo in direzione Monte Sevice, capanna rifugio di Sevice o Sevice. Panorama comunque anche da qui bellissimo, sempre bello l'affaccio sullo Ghiaccio dei Montoni con tutto il suo costone roccioso qui sotto, la Val di Teve, Capo Teve, Ghiaccio dell'Agnello, qui il costone, quel costone occidentale. Qui di fronte a noi Cima di Macchia Triste e dietro si intravede un po' la catena del Gran Sasso. Giù un po' il Terminillo verso i Monti del Reatino e qui sotto tutto quello che già vi ho fatto vedere prima verso i Simbruini e giù verso il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise.
Va bene, dirigiamoci verso la seconda vetta della giornata, che è il Monte di Sevice o Sevice. Vai! Ed ecco qui che dal Monte Rozza siamo arrivati già a Rifugio Capanna di Sevice o Sevice, è molto vicino comunque al Monte Rozza, proprio qui sotto. Adesso andremo a vederlo, posto in questa piccola conca, e questo qui è il Monte di Sevice. Poi dietro c'è il Costognillo, poi dal Costognillo scenderemo sul sentiero 3, ripasseremo qui e poi riprenderemo la via normale per scendere al Passo delle Forche, dove abbiamo lasciato la macchina, passando anche per una grotta. Per salire adesso sul Monte di Sevice prenderemo il sentiero 3A. Da qui al rifugio prenderemo questo bel sentiero zig zag che ci porterà sulla seconda vetta della giornata, che è il Monte Sevice. Anche il rifugio Capanna di Sevice ce lo stiamo lasciando alle spalle. Ovviamente adesso è aperto soltanto il locale invernale. Poi sotto in descrizione metterò tutte le informazioni riguardante questo rifugio, che comunque è gestito ed è posto in una posizione magnifica. Adesso affrontiamo la salita per la seconda vetta della giornata, che è la vetta del Monte Sevice, per il sentiero 3A. Queste belle comode pietre, vai! Ed eccoci qui ragazzi, seconda vetta della giornata conquistata, Monte di Sevice, spettacolo, panorama assurdo anche da qui. Di fronte a noi il velino, questo qui è il Costognillo dove andremo dopo, terza e ultima vetta della giornata, poi riprenderemo il sentiero numero 3, scenderemo per questo sentiero panoramico, verso qui sotto alla Capanna di Sevice, dove eravamo prima. Qui la vetta ci regala un panorama bellissimo su Ghiaccio dei Montoni, il Muro Lungo, dietro poi c'è Cima Zis, Morrone, questa qui è la Punta dell'Uccettu, questa qui di fronte a noi Cima di Macchia Triste, dietro Orsello, qui Costone Occidentale e Costone, Punta Trento, Trieste, Costa Stellata e le altre vette a seguire, giù il Monte Magnola, dietro il Sirente e in fondo la Maiella. Qui bellissimo i costoni rocciosi verso il velino, verso la Valle Briganti che è qui sotto. Qui poi tra l'altro c'è anche la Valle del Bicchero e dietro c'è la Valle Maielama. Poi questo qua giù in fondo è il Monte Rotondo, dietro c'è tutta la catena del Voltigno, il Gran Sasso, giù in fondo la Laga, i Sibillini addirittura si vedono da qui, il Terminillo, tutto il gruppo del Terminillo, i Monti Latini, questo qui giù il Monte Cava, qui giù c'è l'Aquila, questo tra l'altro ragazzi, Muro Lungo, Ghiaccio dei Montoni, Morrone, Cima Zis, sono le montagne della riserva naturale della Duchessa. Poi da qui sotto il velino, belli i costoni rocciosi, qui sotto verso la Rava, qui la Conca del Fucino e i Monti Simbrini, giù il Parco Nazionale Abruzzo La Semolise. Questo qui è tutto il gruppo del Monte Ocre. Questo qui, se non erro, dovrebbe essere il Lago del Salto. Questa è tutta la Valle del Salto. Questa qui. Questo qui sotto è il Monte Rozza dove eravamo prima, con la Capanna Sevice. Questa qui. Qui dietro, ragazzi, c'è il Lago della Duchessa. Che dire, da qui panorama spettacolare. Anche oggi giornata top. Calda, ma con un bel venticello che ci rinfresca. Va bene, adesso mangiamo qualcosa, beviamo un po' e poi si parte per la terza ed ultima vetta della giornata, che è il Monte Costognillo.
Ed eccoci qui ragazzi, terza ed ultima vetta della giornata conquistata, Monte Costognillo. Panorama da qui ovviamente stupendo, lo stesso di prima, ma comunque da un altro punto di vista. Prima eravamo qui sul Sevice, qui c'è il vallone della Chiave, una piccola parte, e qui il maestoso Monte Velino con la sua cresta sud-est. Questo qui è il sentiero 3, molto panoramico, che faremo adesso al ritorno, che abbiamo fatto anche adesso comunque dal Monte Sevice, con questa bella vallettina qui sotto, e panorama ovviamente che parla da solo, con il Sirente e la Maiella in fondo. E qui Costoni Rocciosi verso la Valle dei Briganti. Qui in pratica inizia la Valle del Bicchero, qui sotto, e poi la Valle Maielama. Qui con le vette del Costone, Costone Occidentale, Punta Trento e Trieste, Capo Pezza, Verna Stellante, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, adesso si riparte in direzione Vallone di Sevice per il sentiero numero 3. Passeremo per la Fonte di Sevice e per la Grotta della Madonna della Neve. E anche la vetta del Monte Costognillo l'abbiamo abbandonata. Eccola qui, siamo scesi. Adesso abbiamo ripreso il sentiero numero 3, che poi ci ricondurrà alla macchina a Passo delle Forche. Qui, mentre percorriamo il sentiero numero 3 panoramico, c'è un bellissimo affaccio su tutta questa parete rocciosa verso qui la Valle dei Briganti. L'inizio, diciamo, della Valle dei Briganti. Qui sotto è zona Capoteve. Qui Ghiaccio dell'Agnello, proprio qui. E questa qui invece è la Vena Stellante verso il Costone. Eh sì, davvero un panorama molto notevole, bellissimo, queste rocce un po' così. È bellissimo qui la prospettiva del Velino con la sua cresta sud-est, e qui la vetta di Cimata Fossa dei Cavalli. Davvero una gran bella giornata oggi, top. Va bene, continuiamo con l'escursione in discesa adesso. In pratica adesso per la via di ritorno abbiamo preso il sentiero numero 3, che ci porterà di nuovo lì al rifugio di Capanna Sevice, e da lì poi piegheremo per il vallone di Sevice, dove lì c'è anche la fonte della Capanna di Sevice, e passeremo un attimo alla Grotta della Madonna della Neve. Prima infatti dal rifugio siamo saliti qui per il sentiero 3A fino alla vetta del Monte Sevice. Invece adesso al Monte Costognillo abbiamo ripreso il sentiero numero 3, sempre costeggiando verso destra, e stiamo riscendendo qui e fa questo giro qui, sempre verso il rifugio. Poi dal rifugio piegheremo qui a sinistra verso il vallone di Sevice per tornare alla macchina. E sulla via di ritorno verso il rifugio Capanna di Sevice c'è un panorama stupendo su Capoteve e l'inizio dell'Alta Valteve. Qui bellissimo, soprattutto proprio un vallone enorme, e comunque il panorama anche da qui non è niente male scendendo verso il rifugio. Da qui si può anche ammirare meglio la vetta di Ghiaccio dei Montoni, il Muro Lungo, il Morrone, Cima Zis, qui di fronte a noi Cimate di Macchia Triste, e dovete il Costone Occidentale, poi Ghiaccio dell'Agnello, Vena Stellante, e giù un pochettino i Sibillini, la Laga, e qui un pezzo del Monte Orsello. Tra l'altro scendendo qui verso il rifugio Capanna di Sevice ci sono altri sentieri che comunque provengono dalla Val di Teve, se volete salire o scendere comunque dalla valle, oppure se volete salire sulle vette che abbiamo fatto noi oggi partendo direttamente per il vallone di Teve, quindi partendo dall'ingresso di Bocca di Teve. Eccoci qui che siamo anche belli dissetati qui alla fontana di Sevice, e adesso abbiamo ripreso letteralmente il vallone di Sevice per il sentiero 3, che ci sta riportando alla macchina. E questo qui è il vallone di Sevice, o Sevice, con il Monte Sevice qui. Poi se si continua si va verso il Velino. In pratica qui sopra c'è il Monte Rozza,
Adesso lungo questo sentiero dovremo incontrare la grotta della Madonna della Neve e ovviamente andremo un attimo a visitarla e poi si tornerà definitivamente alla macchina. Comunque mentre scendiamo qui per il vallone di Sevice ci fa compagnia lo splendido panorama su tutta la piana del Fucino, che comunque non ci ha mai lasciato durante la giornata, e adesso ce la godiamo con un po' più di calma. Eccola qui, spettacolare. Questa zona qui verso il vallone di Sevice è il costone e qui si va verso il Monte Velino con la sua vetta, e la vetta del Sevice è qui tutto il vallone che stiamo facendo. Ed eccoci qui ragazzi, che dopo 17,5 km abbondanti e 1450 metri di dislivello positivo siamo quasi arrivati alla macchina, mancheranno sì e no 300 metri. Alessandro ormai è andato, vuole la birra. Marco è qui con me. Eccoci. Escursione top, calda però, calda. Caldissimo al ritorno. Calda, il ritorno sfiancante, sì. L'andata siamo partiti presto, quindi diciamo che è stata ben ventilata e arieggiata. Anche perché siamo scesi per il vallone di Sevice, che è questo qui. Questa zona qui è arava di Peschio e Caprato, qui in zona Iaci di Rozza. Qui in mezzo ci sarebbe la rava del Costone, questo qui è il Monte Sevice. Adesso da qui non si vede molto bene, ma comunque è stato un bel giro. Soprattutto il ritorno, vi ripeto, un po' antipatico, ecco. Però si fa tutto con calma. Meglio l'andata per il 3 B che il ritorno per il 3. Esatto, che sarebbe la via normale comunque per il giro che abbiamo fatto noi oggi. Che tra l'altro per questo giro, ragazzi, si può salire anche per il vallone di Teve se volete. E io vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e seguirmi anche su Instagram. Purtroppo oggi durante la discesa per il sentiero 3, la via normale appunto, volevamo passare la grotta della Madonna della Neve, ma grotta non pervenuta, Marco. Ripiegheremo sulla bellissima chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, che è qui vicino. Esatto, sarebbe in pratica la zona dove siamo partiti stamattina. Siamo partiti un po' più in alto, in pratica siamo partiti stamattina al Passo delle Forche, che è poco più in alto dalla chiesa di Santa Maria in Porclaneta, qui a Rosciolo dei Marsi in pratica, questo paesino che è qui vicino. E qui ragazzi, se avete un mezzo 4x4 fuori strada, riuscite a risparmiarvi anche un 200 metri di dislivello. Esatto, dai 1087 ai 1200, che la strada è tutta così. Vabbè ragazzi, vi ricordo di seguire anche il mio amico Marco su Instagram. Ciao ragazzi, levante underscore ch. Dopo vi lascerò tutto sotto in descrizione. E va bene, io spero che questo video sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace. E che dire, noi ci vediamo alla prossima escursione e un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao, vi saluta pure Alessandro!